Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Juana era tornata a casa dopo un incontro in cui aveva sentito parlare dell'esistenza del potere e del meraviglioso amore di Dio. Quella notte migliaia di persone sono state toccate dallo Spirito Santo e molti di loro si sono fatte avanti per accettare Gesù come loro Salvatore. Ma Juana no. Era atea. Non credeva in Dio. Era andata a quella riunione solo perché non aveva avuto il coraggio di rifiutare l'invito di un amico che gli doveva alcuni favori. Quello che nessuno sapeva era che quella notte Juana aveva pregato Dio nel suo cuore. Lo aveva sfidato. Gli aveva detto che se lui era potente e avesse spinto il marito che lei non vedeva da oltre 20 anni ad entrare in contatto con lei, lei gli avrebbe creduto. Quando tornò a casa e aprì la porta di casa, il telefono squillò. Era il marito. Juana ha raccontato questa testimonianza con le lacrime agli occhi. So che a Dio nulla è impossibile, ha detto. Il Signore ascolta sempre la preghiera del giusto, dice il proverbio di oggi. Sempre, non di tanto in tanto, ma sempre. Non guarda il modo in cui si chiede, ma è sempre pronto a rispondere quando si aprirà il vostro cuore. Juana era atea. Come fa a rispondere Dio alla preghiera di uno che non crede in Lui? Quelle sono cose meravigliose della fede. Dio non tiene conto di come avete vissuto, ma è pronto ad ascoltare quando si aprono gli occhi e si volge lo sguardo verso di Lui. Il Signore è lontano dagli empi, dice la prima parte del testo. Si tratta di lontano, che in ebraico è rabok. Infatti Dio non è lontano da loro, ma al contrario. Gli empi sono descritti nella Bibbia come coloro che disprezzano gli insegnamenti divini. Sono coloro che deridono o vivono come se Dio non esistesse. Con questo atteggiamento sono loro ad allontanarsi dal Signore. E quando in un momento di difficoltà chiedono aiuto, perché anche agli atei più ostinati gridano a Dio nell'ora della sua morte, la preghiera di quelle persone non raggiunge il trono della grazia. Non è il pentimento che le conduce ad invocare il nome di Dio, ma è la paura delle conseguenze del male. Guardando a Gesù nella preghiera, parla con Lui. Di a Lui le tue lotte, i tuoi dolori. Credi e la tua preghiera sarà esaurita perché il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. E buona giornata.